Buongiorno, buongiorno. Il giorno dopo ho dormito, ho fatto un'abbondante colazione, mi sono svegliato tardi, quindi direi che dopo domani Natale, domani la vigilia, ci sono delle cose positive in questa giornata e ovviamente ci sono degli strascichi che derivano da ieri che fanno diventare un po' tutto nero. Prima di cominciare, OneFootball, qui sotto in descrizione, scaricatevela, fatemi questa cortesia. Andatevi a scaricare OneFootball per avere un'app sempre costantemente aggiornata per tutto quello che riguarda il mondo del calcio e dove poter andare a leggere ancora una volta bellissimi articoli inerenti a questo Juventus Fiorentina. Vediamo, vediamo che non ci sia una bella intervista con Misso che si lamenta di qualcosina come successe a inizio 2020, no? Scusate, sono un po' polemico, non toccherò il discorso arbitrato, quello l'ho già fatto nel video caldo di ieri, volevo soltanto rispondere un po' a quelle persone che mi hanno detto sei ridicolo perché ti metti a parlare degli arbitri. Sì, è vero, sono ridicolo perché è totalmente incoerente con quello che ho sempre detto, ma proprio per questo al suo interno un po' di coerenza in realtà c'è, vi spiego anche il perché. L'arbitro è l'albi dei perdenti. Ne sono ancora consapevole, ne sono ancora convinto. Infatti io sono un perdente, oggi ho perso e oggi mi lamento dell'arbitro, no? Coerente, l'abbiamo sempre detto anche noi juventini, no? Discorso, secondo me, è quando ti lamenti dell'arbitro ogni fottuta singola giornata e per ogni episodio arbitrale vai a sviscerarlo, a fare le moviole di qua e di là, cosa che non ho mai fatto. Un conto è quando c'è una partita palesemente indirizzata verso decisioni discutibili da una parte e dall'altra, perché l'ho messo subito in chiaro. Non puoi non vedere il rosso diretto riquadrato e dargli il giallo per andare a rivedere al VAR. E non puoi poi non andare a rivedere al VAR le altre cose. Ovviamente non il giallo Borgia Valero, il secondo giallo, perché non si va al VAR per i secondi gialli. Però dal momento che il VAR c'è, bisogna andare a vederlo. Anche perché, ragazzi, diciamoci le cose proprio bene come stanno. Nessuno dà del perdente all'Italia perché nel 2002 Moreno arbitrò male, no? È stato palese. Un arbitraggio fuori dal comune, illogico. L'Italia non è una nazionale perdente. L'Italia ha 4 mondiali vinti. Come la Juventus non è una squadra perdente. È campione d'Italia da 9 anni consecutivi. Capita quella partita decisa dagli episodi nella quale l'arbitro ha delle manie di protagonismo. Perché attenzione, non ho mai parlato di malafede e lungi da me parlare di malafede. Mi dissocio totalmente dall'argomento. Io ho parlato di inesperienza e di mania di protagonismo e diversi tifosi del Palermo mi hanno segnalato come in un Palermo Frosinone la penna. Andatevi a googlare un po' la partita in questione, dato che tanti tifosi del Palermo non è che se lo ricordano con affetto. Quindi questa era la premessa, ok? E ora passiamo alla parte vera e propria di analisi delle pagelle, di analisi della partita in sé. Vorrei partire da Pirlo, a cui sicuramente dobbiamo dare un'insufficienza. 5 in pagella, ma io ragazzi non è che sia proprio convintissimo del fatto che Pirlo abbia sbagliato totalmente la partita. E vi vengo anche a spiegare perché. Tra l'altro mi ha fatto ridere ieri sera a Sky, arriva Pirlo e Costacurta gli dice: Andrea, cos'hai sbagliato sotto il profilo tecnico-tattico? Da allenatore, qual è stato il tuo errore? Pirlo, conoscendo Costacurta da una vita, gli dice: Billy, cosa ho sbagliato? Secondo me, dimmelo te, fammi capire, perché se io metto in campo la squadra e dopo 3 minuti siamo sotto per un'ingenuità della difesa e dopo 15-18 minuti siamo anche sotto di un uomo per un'ingenuità ancora una volta di un singolo, di Cuadrado. E poi proviamo anche ad aggiustare nel secondo tempo, abbiamo una reazione. E poi ci sono degli episodi, lui è stato signorile dicendo sono sotto gli occhi di tutti, valutateli voi, e sono contento di essere incazzato per un arbitraggio nell'unica giornata in cui anche dall'altra parte vedo riscontro da parte degli interessati, da parte dei tesserati Juve. Vuol dire che non sono matto, vuol dire che le partite di calcio ne ho viste nella mia vita tante. In tante partite sono stato zitto e muto e ho evidenziato quella emblematica del bidone dell'immondizia al posto del cuore. Quello per me è rigore clamoroso e mi ha fatto schifo il teatrino che è stato montato poi successivamente a questa partita. Vabbè, basta perché sennò mi incazzo. Cosa ho sbagliato? Cosa ho sbagliato? Dice Pirlo. Un errore dei difensori? Un'espulsione di Cuadrado? Siamo in 10. Cosa ho sbagliato? Io sono anche abbastanza d'accordo.
Szczęsny, allora, qualcuno mi dice sul primo gol può essere colpevole, io vi dico sì, ci può stare se volete, ma io gli do 6 in pagella. Gli do 6 in pagella perché poi mi fa anche delle parate che mi salvano il sederino, una sull'1-0 per loro nel primo tempo che è stata clamorosa. Io sono dell'idea che quando un attaccante ha in velocità 100 metri con palla al piede mentre guarda la porta ed è marcato per modo di dire, perché ovviamente ha preso velocità partendo dalla linea di centrocampo perché la difesa era messa male, e arriva a tirare, io non credo che possa essere colpa del portiere. Credo che l'errore nasca prima. Io mi sono andato a rivedere l'azione, non riesco a capire come Ribéry possa essere libero tra le linee e ricevere palle in verticale da un difensore centrale con un bel buco sulla tre quarti campo, con Ribéry che viene a prendere palla, stop, alza la testa, il passaggio è già partito, difensori appaiati, difesa tagliata come un coltello nel burro. È colpa di Szczęsny, secondo me no, quindi gli do 6 in pagella, lo salvo Szczęsny in questa giornata. Poi De Ligt e Bonucci invece, qua c'è un discorso un po' più interessante da fare. Sono insufficienti tutti e due, sono insufficienti entrambi. De Ligt un po' meno secondo me. Il primo gol non penso che sia particolarmente colpa di De Ligt, perché per via di questa disposizione in cui attacchiamo a 3 difensori, quindi un perno basso, un pivot basso e 2 allargati come se fossero delle mezze ali, De Ligt è quello che deve fare la mezzala e Bonucci è quello che deve stare un po' più staccato, quindi De Ligt per forza di cose era leggermente più staccato. Poi quella palla passa esattamente in mezzo ai due e allora lì mi viene da dire che Bonucci non ha indovinato la marcatura preventiva, perché una palla non può passare in mezzo ai due centrali se quello dietro si mette nella posizione congrua, quindi devo dare l'insufficienza a De Ligt, perché comunque penso che sia colpevole, però 5,5, un'insufficienza poco grave. Quella di Bonucci è catastrofica, perché non solo in questo gol dove sbaglia totalmente la posizione, sul secondo gol sbaglia ancora una volta lisciando il pallone e facendolo carambolare addosso ad Alessandro. L'ho detto ieri sera, sembrava la premiata ditta Pino Insegno e in company, cioè veramente Staglio e Olio, non lo so, dite voi, Aldo, Giovanni e Giacomo erano in due, però insomma Staglio e Olio, va benissimo, sembrava Staglio e Olio, non un gol che può prendere una squadra da 9 anni in campione d'Italia. E sul terzo gol, io ragazzi mi sono riguardato stamattina i replay, Bonucci perde palla mentre stiamo salendo, a centrocampo gliela rubano, vanno sull'esterno, Bonucci ritorna al piccolo trotto, lo saltano, va fuori posizione, si ritrova con la Fiorentina che segna il gol del 3-0, con Bonucci lontanissimo dall'area piccola e Bernardeschi più basso perché era andato a coprire. Non l'avevo mica vista in diretta tutta questa pappardella di errori. Io credo che la partita di Bonucci sia inqualificabile. Io veramente non mi sono mai ritrovato a dover dare una valutazione così bassa e mi dispiace, io oggi do 2. So che sembra una roba forte, e lo è, ma ieri sera, e poi senza considerare che a un certo punto ha perso un pallone mentre salivamo ancora una volta nel primo tempo, che lo recupera Vlahovic, ormai va a farci gol. Cioè, io veramente, purtroppo, ieri sera... prestazione inqualificabile da parte di Bonucci. 3 errori sui 3 gol, più qualche altro errore che non è costato il gol. Io non lo so, veramente non lo so. Gli do due per dare un segnale. E la stessa cosa do a Cuadrado, Do 2 anche a Cuadrado. Cioè, veramente, la partita di sera è così strana che voglio dare anche dei voti strani a quelli che veramente sono i protagonisti negativi della gara. Cuadrado, follia! Follia, infatti mi sono incazzato con l'arbitro perché gli aveva dato giallo. Ora ditemi quanto può essere incompetente per dare un giallo su una roba del genere. Ditemi. Quello è un fallo bruttissimo che si vede in diretta. Non c'è bisogno di andare a rivedere al VAR. E ancora una volta poteva fare la mano di protagonismo come in occasione del rigore su Bernardeschi e dire no, non lo vado a rivedere, credo di aver visto bene. Mani di protagonismo. Cioè, come fai a dare giallo? E Cuadrado, come fai a fare un'entrata del genere? Staccato la spina, completamente. Uno dei giocatori migliori di quest'anno della Juventus. È così. Succede, può sbagliarle ogni tanto le partite. Però sbagliarla così è veramente brutto e mi fa rosicare, perché poi dopo ovviamente è colpa di Pirlo, che è un coglione. Coglione Pirlo. Non sa di calcio perché è nuovo ad allenare, non sa di calcio. Però Cuadrado e Bonucci, e mi fa specie che due giocatori con l'esperienza come Cuadrado e Bonucci vadano a rovinare una partita del genere. Anche perché vi dirò una roba,
Questa Juve ha 11 punti in meno rispetto a quella di Sarri, ho letto. Ma io sono dell'idea che questa Juve sia migliore rispetto a quella di Sarri. Datemi del matto. Sono abbastanza convinto che non si vincerà questo scudetto. Questo scudetto è difficile da vincere, ma ve lo dico da inizio anno che sarà difficile vincere lo scudetto. In una giornata come quella di ieri, in cui perdi 6 punti, mai visto nella storia del calcio, vi dico ancora di più che sarà difficile vincere questo scudetto. Ma parliamo di una squadra che quando ha dei filotti positivi, poi cade, poi succede qualcosa. Lo scudetto si vince con la continuità. Questa squadra non è continua. Lo vedete da voi. Non può essere questo. E poi, dopo una giornata in cui la sentenza annulla il 3-0 tavolino del Napoli e ti fa rigiocare la partita in un momento delicato della stagione, in un filotto di partite incredibili tra Inter, Milan, Sassuolo, il Napoli in Supercoppa e ancora il Napoli, io mi aspettavo che scendessero in campo a mangiarsi l'erba, non a farsi divorare dai viola. Altro segnale che siamo una grande squadra, forse sì, forse no, non si sa, siamo ballerini, non c'è continuità e lo scudetto si vince con la continuità. Poi che questa squadra abbia dei margini di crescita enormi, vista la potenzialità dei tanti giovani, secondo me è fuori discussione. E sono molto più contento di guardare una partita della Juve quest'anno rispetto a che l'anno scorso. L'anno scorso guardavo la partita della Juve e capivo che c'erano Ronaldo e Dybala che giocavano e gli altri che stavano ai loro ordini, perché non c'era un'idea vera e propria, non c'era chiarezza e non c'era nemmeno la solidità difensiva che aveva contraddistinto le Juve precedenti di Allegri. Non c'era niente l'anno scorso, c'era l'illuminare Cristiano Ronaldo, il professor Paolo Dybala, Asprasti Pjanić, Asprasti Higuaín, Asprasti Douglas Costa, poco altro. Io quest'anno vedo che c'è qualcosa. Abbiamo voluto cambiare Allegri per dare un'idea di gioco alla squadra. Sarri non ci è riuscito. Abbiamo voluto un'idea di gioco che possa far qualcosa anche a livello europeo. Questa lo è. Ieri hanno criticato a Pirlo la difesa alta, la linea difensiva alta. Ma minchia, in Europa si gioca così, eh. Oh, in Europa si gioca così. Se volete il gioco europeo, se volete il gioco del Liverpool, si gioca con la difesa alta. Si alza al baricentro per essere più corti e attaccare. E poi si rischia di stare in bucate. E gli devono essere bravi i centrali a non farle fare. L'errore di Bonucci è di posizionamento. Ma il concetto di calcio di attaccare e rifare la partita, quello è. Purtroppo questa squadra è entrata in campo con zero mentalità. Quando dopo una giornata, ripeto, con la sentenza devi scendere in campo e divorarteli per la rabbia, non farti attaccare, farti umiliare. Cioè, passiamo da una settimana fa, dal 4-0 al Parma, che sia la migliore difesa del campionato, a meno 3 dalla vetta, e tutto sta andando bene, e la Juve in crescita, a Pirlo out, per via di una sentenza a livello legislativo, giuridico, a una partita persa. Perché Quadrado e Bonucci si addormentano clamorosamente e poi l'arbitro ci mette del suo. Ragazzi e signori miei, un attimo, ci deve essere una via di mezzo tra queste due cose. Non è possibile in 3 giorni passare da quello a quello. Poi ve lo ripeto, ora come ora lo scudetto è difficile, per via della classifica, per via della continuità, per via dei blackout che ha questa squadra. Ma io sono molto positivo, è quello che vi dico da inizio anno. Abbiamo deciso di rifare partire un progetto e dargli continuità. La continuità va data negli anni. Non nei giorni, nelle ore, nei secondi e nei minuti. Negli anni! Questa è una squadra che si è andata a crescere negli anni. Negli anni. Alexandro 5. L'autogol. Sì, autogol. Bonucci gli muore davanti. Per forza di cose, lui non è che può smaterializzarsi e sparire. Ma nel complesso, una partita non di alto livello da parte di Alexandro. Ancora un po' in ritardo di condizione, probabilmente. Ramsey 6 è poveretto, è uno dei sacrificati. Delle vittime sacrificali di questa partita. Deve uscire lui per dare una quadratura al tutto e far entrare Danilo, che fa molto bene, secondo me, uno dei migliori, 6,5 gli voglio dare, perché comunque è un giocatore che vedo che ci mette sempre anima, corpo, voglia, grinta. Quando abbiamo preso il 3-0, Danilo era incazzato come una iena. Se avesse avuto di fronte un pungiball, si sarebbe spaccato le mani a forza di tirargli dei cazzotti. Bonucci ha guardato con rassegnazione e dice: no, vabbè, è colpa mia. Danilo era incazzato. Danilo è anima, di questa Juve. Senatore, leader di questa Juve. Ed è una piacevole sorpresa. Una delle cose che più amo di quest'anno, la figura di Danilo. Ramsey arrabbiato giustamente quando scende, ma poi capisce anche lui, infatti, dal 5 a Pirlo.
Poi c'è McKennie che secondo me è stato sostituito perché non ne aveva più, perché nonostante l'uomo in meno lui continuava ad attaccare e spingere veramente. Adoro McKennie, adoro la mentalità di McKennie, adoro il modo di giocare, di interpretare la partita di McKennie, lo adoro. Poi poveretto, un uomo in meno, te, attacchi tra attacco e difesa, tra le linee, centrocampista, era stanco, è venuto fuori, ma McKennie 6, anche lui ha fatto una buona partita. Bentancur non mi è piaciuto. Bentancur, fase di impostazione, ieri ha fatto molta fatica e posso anche capire perché comunque mancava un uomo, far girare il pallone con un uomo in meno non è facile, soprattutto per lui che non è proprio un regista, un po' lento nella transizione, molti palloni persi. La partita di Bentancur secondo me è da 5, non è sufficiente. Però ripeto, non è colpa di Bentancur, anche perché era in un periodo in crescendo, a differenza di Bonucci che è da un po' di partite che vi dico c'è qualcosa che non va. Bentancur era un grafico positivo col trend in rialzo. Mi dispiace perché ieri sera veramente non è stata colpa sua. Poi chi abbiamo? Abbiamo Chiesa, secondo me uno dei migliori in campo. Gli do 6 e mezzo perché Chiesa ci ha provato fino alla fine. Chiesa anima e corpo, si vede che ci teneva, si vede che per lui era una partita determinante. Lui ci ha dato, lui ci ha veramente dato. Poi sono dell'idea che so. Non funziona così, il calcio non è fatto con i secondi ma con un uomo in più, cioè se Cuadrado non fosse stato espulso, la reazione che ho visto nel secondo tempo, non so, l'ho detto anche ieri sera, se noi ci siamo ritrovati con un gol sotto e un uomo in meno, non è stato un merito della Fiorentina, è stato demerito nostro, ieri sera siamo stati noi il nostro peggior nemico, al di là di tutto quello che è accaduto. Quindi Chiesa a me è piaciuto 6 e mezzo. Poi c'è stato Morata che purtroppo ha dovuto fare una partita di sacrificio. Secondo me Morata è da 5, è da 6. Morata è da 6 perché purtroppo quando è uscito poi Ramsey lui si è messo a fare l'esterno di centrocampo. Lui ha dovuto fare tutto un gioco strano tra attacco e difesa, tra cambio di fasi. Ha corso, ma non era probabilmente la sua posizione, non era il suo ruolo. Infatti Pirlo poi lo toglie e mette Bernardeschi. Io capisco il discorso di tanti che mi dicono perché togli Morata e metti Bernardeschi, che Morata è l'unico attaccante, l'unica punta di riferimento che avevamo. Sì, è vero, ma anche dopo l'espulsione Morata non ha più fatto la punta di riferimento, quella l'ha fatta Ronaldo. Non puoi permetterti due prime punte vere con un uomo in meno. Ci sono dei concetti di equilibrio da mantenere alti, elevati, infatti poi quando la Juve toglie Morata o comunque quando Morata si allarga trova compattezza, riesce a compattarsi con il 4-4-1 con Ronaldo unica punta e qua la Juve ha anche delle occasioni per andare a pareggiare la partita. Bernardeschi tra l'altro secondo me è entrato molto bene, è stato un giocatore positivo, quindi il voto è sufficiente, penso che abbia preso 6. Non mi è dispiaciuto l'approccio di Bernardeschi, anche mentalmente si vedeva che aveva quel qualcosa in più, quella grinta in più che in certe partite voglio vedere dai giocatori. Tanti giocatori ieri erano degli agnellini e poi ce n'erano Bernardeschi, Chiesa, lo stesso Ronaldo, che erano grintosi, che urlavano, erano dei leoni, erano dei lupi affamati. Infatti Ronaldo adesso sto guardando tutti i giocatori, spero di non essermi dimenticato nessuno. Ronaldo secondo me è positivo, secondo me Ronaldo è il migliore in campo insieme a Chiesa. Ronaldo ancora una volta si è caricato la Juventus addosso, ha provato a chiedere a tutti gli altri seguitemi che sono Cristiano Ronaldo e giuro che provo a risolvervela. Poi non ci è riuscito, ma anche qua non è colpa di Ronaldo, mi è piaciuto l'approccio, mi è piaciuta la grinta. Vorrei vederlo sempre così, ci sono delle partite in cui non è così, sono delle partite che sembra che le giochi perché le deve giocare. Invece poi nei momenti di difficoltà lui si esalta perché vuol far vedere chi è. Tipo ieri sera, e ci sono delle volte invece in cui la partita magari sulla carta è facile o lui non è in serata, non è inserito nel contesto della partita in cui gioca in ciabatte. No, Cristiano gioca sempre con questa grinta, che già sei il più forte, uno dei più forti al mondo, se poi ci metti anche la grinta, la voglia e fai vedere il mordente, cioè diventi un giocatore fuori da ogni logica. Quindi per me Ronaldo è positivo. Poi c'è Kulusevski che è entrato poretto, mica colpa sua, addirittura poi Bernardeschi ne è stato dovuto fare un po' la mezzala. Quando è entrato Kulusevski ci siamo disuniti, ci siamo spaccati perché è uscito comunque McKennie e Kulusevski non è un centrocampista, infatti poi la Fiorentina ha dilagato, abbiamo alzato molto il baricentro, ci siamo tolti da quella zona di comfort col 4-4-1, eravamo compatti con l'ingresso di un attaccante per un centrocampista, siamo scoppiati e la Fiorentina ce ne ha fatti altri due ed era prevedibile, però io capisco il ragionamento logico di Pirlo, mancano 20 minuti, sto perdendo 1-0, metto dentro un attaccante, provo almeno a pareggiarla,
che se faccio 1-1 prendo un punto, se faccio 0-2, 0-3 ne prendo sempre 0. In quel momento disperato, secondo me è stata la scelta giusta. Si poteva addirittura usare Dybala se vogliamo, però capisco la scelta di Kulusevski che fa quel raccordo tra attacco esterno, centrocampo, tre quarti. Quindi, secondo me è stata giusta. Penso che nemmeno Dybala si sia particolarmente arrabbiato per non essere entrato ieri sera. Io penso di averli detti tutti. Poi, vabbè, c'è Frabotta che è entrato perché De Ligt si è fatto male, ma Frabotta ha giocato veramente pochissimi minuti e non è possibile dargli un voto. Quindi, pagelle lunghe. Pagelle lunghe perché non abbiamo parlato solo delle pagelle, abbiamo trattato tanti argomenti a 360 gradi. Io l'unica cosa che voglio dire, chiudendo questo discorso e facendovi ovviamente gli auguri di un buon Natale, di buone feste, domani ci sarà un video tra domani e il 25 diverso dal solito in cui vi mostro la mia collezione di maglie da calcio, quindi un contenuto un po' più tranquillo. Adesso mi prendo qualche giorno anch'io per riposarmi, rilassarmi e ritorniamo più forti che mai dopo Natale. Spero che questa situazione, agli occhi magari di alcune persone che hanno sempre visto la Juve come il potere, il palazzo e queste cose qua, che in una singola giornata viene annullata completamente una sentenza, dando ragione a qualcuno che forse non ce l'aveva, la giochiamo, nessun problema, scendiamo in campo, la giochiamo, stiamo zitti, e poi c'è una partita nel quale gli episodi, dato che queste persone solitamente sono dei chirurghi, chirurgi, chirurghi, che vanno a tagliare, a sminuzzare, a vedere ogni singolo episodio, sono ormai degli esperti moviolisti. Vorrei che capissero che ogni tanto è anche così, e che le mettessero insieme queste due cose per far capire che quel potere che tanto la Juventus ha, che la Juventus burattinaia del mondo, del sistema, non c'è. Non c'è, è pura fantasia. È che se negli ultimi 9 anni abbiamo vinto gli scudetti è perché eravamo più forti. E che se quest'anno non vinceremo lo scudetto è perché non siamo più forti degli altri. Perché ieri a Pirlo hanno chiesto se ci sentiamo più scarsi di Inter e Milan. Pirlo ha detto: no, io credo di allenare una buona squadra. Poi siamo sotto, quindi probabilmente quegli altri avevano qualcosina in più. E quel qualcosina in più in questo momento è la continuità. Perché non venitemi a dire che l'Inter sta facendo un campionato di alti livelli, un campionato bello perché lo chiede un interista, non è contento del suo campionato, ma ci sta mettendo continuità nei risultati. E il Milan invece è la squadra più continua del 2020. È veramente la squadra rivelazione. Dall'inizio del 2020 ad oggi, quella che ha fatto più punti in Serie A. Non è una coincidenza, ve lo dico da un po'. Il Milan non molla. Il Milan arriva fino alla fine del campionato con questi risultati. Ed è una delle candidate scudetto, insieme all'Inter, insieme a noi che siamo un po' più lontani. Ma vi ripeto, finché noi non troviamo la continuità, non ci arriviamo. Quindi veramente. So che sono parole buttate al vento, so che non è assolutamente così, perché uno che pensa che la Juve bara, ruba, comanda, non si ricrede dopo una giornata come quella di ieri. Ma per quelle persone che riescono a capire il senso del mio discorso, invece, e che sinceramente e sicuramente non avranno mai pensato a queste cose, sto un po' sul cazzo. Ed è normale che poi a un certo punto, quando per tutta la vita, tutta la fottuta vita, ti viene dato del ladro. Anche quando non rubi niente, ma vinci sul campo giustamente, ti girano i coglioni, ti girano i coglioni. Quindi spero che possiate capire perché sono particolarmente alterato tra il video di ieri e il video di oggi.